Ciao a tutti e benvenuti a questo appuntamento con il Tabata di Foreign Gym. Le ragazze sono pronte, il Tabata è pronto, è arrivata l'ora di ballare. Forza, musica! Step! No, scherzo, così veloce no, forza! Dai, un, due, un, due! Mi sento molto boxer in questo periodo, eh! Forza, riscaldiamo bene la spalla, senza esagerare, su, step, step, forza questo passo laterale, 4, 3, incrocia meglio, 1, 2, incrocia a metà altezza, hop, hop, incrocia basso, hop, hop, 4, 3, torna meglio, media altezza, forza, su, incrocia, 3, ah, non saltiamo, va, via, forza, andiamo, corri, 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 forza, bello il movimento delle braccia, non larghi, questo, 4, 3, 2, 1, allargo, un po' da calciatore questo, vero, ogni tanto ci sta, mobilità, dell'anca, in abduzione, 4, 3, 2, 1, 1, 2. Diamo piccoli affondi laterali, alternati, destra e sinistra. 1, 2, 4, 3, 2, 1, sumo squat. Leggero, Posso mettere le mani qua, qua, avanti, dove volete, non è un problema, è equilibrio, ok? Forza, allarghiamo un po' la divaricata, la punta del piede, guardatela bene, qua. Torna al centro, sprint, via. Forza, forza, dobbiamo turbare un po'. Per caso c'è la paura della vicina? Dai, 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 dai. Lo sai qual è il segreto per non fare rumore? Il segreto per non fare rumore è questo, e così lo dico a tutti. Non devo alzare la punta dei piedi, ma devo fare questo step lavorando tanto sul polpaccio, ma senza pestare di tallone. Per cui guardate, non lo sto alzando il piede, eppure sembra. 3, 2, 1, 2, 3, largo, 4, largo, 5, vai, 6, 7, forza che dobbiamo durare tutta la canzone con il riscaldamento, 4, 3, 2, squat isometrico, boxing, vedete che oggi il boxing ce lo ritroveremo più avanti, 4, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, sto basso, qua, squat, squat, 3, 2, 1, ok, su, dai, 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 3, 2, allora ne parliamo per fare i burpees, giusto? Facciamo uno stand up, push up, torna indietro, stand up, cammino con le mani, push up, torna indietro. Mi raccomando, il push up, se non ce la faccio, anche con le ginocchia a terra. 4, 3, 2, stop. Ok, ci siamo riscaldate, possiamo iniziare. Tanto lavoriamo sulla parte inferiore del corpo, subito. Necessitiamo di una banda elastica. Ok, se non ce l'abbiamo, non mi interessa. Faremo lo stesso esercizio e lavoriamo sull'intensità. Poniamo particolare accento sul crunch reverse. Si parte subito? No, vi faccio vedere l'esercizio. Allora, quindi, chi c'ha l'elastico, lo metta. Perfetto, ok. Così ti vedo meglio. Andiamo a fare, quindi, con l'elastico questo, una bella abduzione. In verticale, salgo.
Ok, se non c'ho l'elastico, pazienza, apro, salgo, apro, salgo. È la stessa cosa. Logicamente senza elastico devo essere, avere un'intensità maggiore nel fare l'esercizio. Possiamo partire, questo è un ottimo riscaldamento per l'addome, così almeno fatichiamo quella e poi lavoriamo sull'arto inferiore. Musica. Pronti? Quindi gambe in alto, su, 2, 1, 1, su, 2, su, 3, su, 4, su, 1, 2, dai, su, 1, 2, 3, bravo andiamo, che buono, così vittoria, ok. Che dice? Dici va bene per iniziare questo? Vamos! Dai su le gambe! Uno! Uno! Due! Due! Tre! Tre! Quattro! Forza in tabata, eh! 20 secondi altissima intensità, 10 secondi di recupero! Dai! Due! Uno! Ok! Bene, allunghiamo un po' l'addome. Gambe su. Via. Uno. Due. Dai. Aspettatemi vicino un po'. Su. Mani a terra. Ok, buono. Inizia a salire leggermente la frequenza. 2, 1, via! Su, 1, 2, 3, 4. Mi raccomando, guardate l'arto inferiore, è più verticale possibile. Qua, 1, 2, 3, 4. Buono, ok. Manca ancora qualcosa, 2, via, 1, 2, 3, su, mi raccomando, l'arto inferiore verticale, 1, 2, pronti? Respira, su, via, forza vittoria, più verticale possibile l'arco, 1, 2, 3, ok, buono. Forse ne abbiamo ancora uno, mi pare, forse. Dai, 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 su! Uno, due, vedere. La casa, forza! Non è finita, adesso è l'ultimo. Dai, 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 dai. Su, su. Su, 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 su. Via. Oh, relax your body. Ok, la prima canzone direi che è sfuggita così, ci è sfuggita di mano. Togliamo l'elastico, non ci serve più. È finito, è finito. Allora, prossimo esercizio, guardiamo qua, cosa c'è scritto? Che c'è scritto? Un codice. È scritto in codice oggi l'allenamento. Abbiamo gli affondi avanti e indietro col manubrio.
col manubrio. Quindi il manubrio sta nel lato opposto dell'esercizio. Questa è la gamba che va avanti e indietro, la destra in questo caso. Qua il manubrio è verticale, vado avanti e indietro, aspettate, così ho meno spazio. Quindi lo faccio qua, avanti e indietro, avanti e indietro. È fondamentale l'equilibrio in questo esercizio. Ne faccio una a destra, una a sinistra. Adesso l'ho fatto lento, adesso ci mettiamo il ritmo. Do la mia bevutina e andiamo. Fondamentale per mantenere una bella intensità, essere sempre idratati durante l'allenamento. Quindi, pronti? Io parto col destro che va avanti e indietro. Su, il sinistro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Mi raccomando, la gamba che sta avanti è quella che comanda l'esercizio, eh? Il piede esterno deve un po' rullare, leggermente. Stop, bello, bello, bello. Andiamo adesso quindi, destro in alto e si muove il sinistro. Via. Ok, tutto un po' spazio. Dai, 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 più verticale possibile, affonda. Voilà. Bene, bene. Si fa sentire la coscia, si fa sentire. Mano sinistra in alto. Ci posso passare, questa scala mi ha rotto. Devi. Ok, adesso si riesce a fare. È bello farlo anche col kettlebell se ce l'avete questo. Su, il bilancio un po' all'indietro il kettlebell. Due, tre, guardate quanto uso tanto la mano opposta, per bilanciare. Uno, due, uno, due, esagerati, tre, ok, brava ragazzi, pronti, vai con l'altro. Andiamo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Se il peso che state utilizzando non basta, vi do il permesso di utilizzare tutti e due i manubri, in questa maniera. Ok, quindi vai, sinistra con più indietro. Altrimenti continua sempre con un lato in alto e mi bilancio. Stop. Lavoro sulla frequenza. Se lavoro con un solo manubrio riesco a lavorare meglio sulla frequenza. Guarda, uno, due, tre, quattro, cinque. Vedete che il piede destro non appoggia mai sul terreno, eh? È un po'. C'è un collo, oscilla da davanti e indietro. Forza. Abbiamo ancora l'ultimo. Vai. Guardate l'atto che sta giù come si muove.
Devo dire che si è fatto sentire il continuo cambio di equilibrio e riuscire a rimanere quindi bilanciati e in piedi fa sì che il lavoro del piede che sta sempre a terra si faccia sentire. Bene. Passiamo al terzo. Adesso arto superiore. Arto superiore, addome. Certo, c'è anche il lavoro dell'arto inferiore, ma in minor misura. Abbiamo due modi di fare l'esercizio. Per le persone meno allenate è questo. Ginocchia a terra e lavoro in frequenza su 1, 2, 3, 4. Ve lo faccio rivedere. Mi sbilancio quindi un po' col corpo. Apro, apro, chiudo, chiudo. Destro, sinistro, destro, sinistro. O sinistro, destro, sinistro, destro. Per il più allenato è questo. Su 1, 2, 3, 4, step laterale. Ditemi che è chiaro, così posso andare avanti. Scegliete voi il grado di difficoltà. O più facile o più difficile, musica. Quindi ginocchia a terra facile, ginocchia staccate più difficile. Guardate, destro, destro, sinistro, sinistro. 1, 2, 3, 4. Siete brave tutti e due, bravissimi. Apro, apro, chiudo, chiudo. Un altro segreto. Se ti varico un po' più le gambe è più facile. Più costrette, più equilibrio. Anzi, meno equilibrio. 1, 2, 3, 4. Facciamo questo step. Fondamentale non buttare a terra la testa. Stop. Recupera. Non voglio vedere questo, eh. Devo guardare un po' in avanti. Così. Oh, oh. Ricordatevi, è come stare in piedi. È uguale. Ma non è questo. Due, uno, stop. Pronti? Respira. Diamo il massimo, via. Uno, due, tre, quattro. Uno, due. Ho sbagliato lo step, ho iniziato a fare il casino. 2, 1, stop. Ho iniziato a fare TikTok, TikTok, così. Forza. Via, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Forza, ottimo lavoro per le spalle, per l'addome. Forza. Per il pettorale, per i tricipiti. Stop. Devi salire la frequenza, io sto a 150. Forza. 1, 2, 3, 4. Tappate velocità. Andiamo, forza frequenza. Ah. Dai, 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 dai. Non mollo. Disturbo la mia vicina, forza. Andiamo. 1, 2. Ragazzi, questo è il penultimo. Dai, 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 dai. Stop.
Dai, l'ultimo. Respira. Vai a terra. Via. Uno, due, tre, quattro. Dai, fatemi guardare. Stop. Ok. Sono rimasta a 145. Buono. Olè. Questo lavoro lo consiglio anche per l'allenamento dei podisti, quindi per andare a correre. Quindi avremo un rinforzo muscolare, ma anche un bel lavoro cardiovascolare. Il che vai a sfruttare molto di meno le articolazioni del ginocchio, della schiena. Eviti di farti male, perché la corsa ha un impatto importante sulle articolazioni. E nel frattempo rinforzi l'addome, l'arto superiore, si corre con le braccia. Sembra strano, ma è così. Sapete che vi dico? Non mi interessa, inverto l'ordine degli addendi, forse è meglio. Quindi facciamo un boxing squat, perché se mi metto a fare adesso il mountain cross la finiamo male. Quindi qua in guardia sono almeno 4 pugni in salita e 4 pugni in discesa. Musica. In piedi, forza, sciogli un po', sciogli le braccia, sciogli. Pronti, good time. Qua, guardia. Via. 1, 2, 3. Forza. Fondamentale lo squat. Sempre dritti. Boom, boom, boom. Lavora frequenze cardiache, tutto, un po' di cardio. Ok. Caspita. 156. 2, 1, vai. A volte voi continuate, io vi faccio un po' di teoria. La frequenza cardiaca sale perché non avete riposato. La giornata di oggi lo fa vedere. È un esempio puro. Stop. Più passi di così non si può. È empirico. Ho riposato male, frequenze schizzano subito. Via. Dai. Riposo fondamentale per poter avere un allenamento migliore, una giornata migliore. Forza, boom, boom. 1, 2, 3, 4. Ok. Dai, stanno abbassando. 145. Via, sto respirando meglio. Parlo di meno. Forza. Brava Carla, forza le braccia. Ottimo Vittoria, dai. Siediti dietro, forza. Siediti. 2, 1. Stop. Siamo a metà distanza, eh. Pronti? Via. Hai visto? Non c'hai detto a pirulare a casa. Chi se ne frega? Andiamo. Forza. Sciolgo un po' le braccia. Via. Dai, ritmo. Un bel lavoro con le spalle. Boom. Bello squat. Giù. Uh. 145, dai, si sono assestati.
Dai, 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 dai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. L'ultimo boxing. Sciogli, sciogli, sciogli. Via. Forza, forza. Dai, dai, lo so che dopo un po' si fa sentire. Meno male. Andiamo. Stop. Così che la quarta canzone è andata, ne mancano ancora due ragazze, la ragazza a casa, pronti? Beviamo e adesso si fa il mountain cross, proprio così. Quindi, adesso vi spiego, fatemi bere. Ho evitato di metterlo dopo, anche se ci stavo molto bene, però visto che avevamo fatto gli step laterali ho detto vabbè, sulle braccia non vi devasto subito, ma vi devasto adesso. Allora, braccia tese, ci siamo, e il cross è questo, incrocio da un lato all'altro, ok? Quindi la posizione del mountain di partenza, andiamo quindi a distendere il corpo, a incrociare il ginocchio destro verso il gomito sinistro e viceversa, alternando. Ready? Vai! Forza, mettiamo grinta e ritmo. Agili, mi raccomando, incrociamo bene, eh? Un bell'incrocio. Vittoria, un po' più di torsione nel bacino, eh? Guarda, uno, due, ok, via. Meglio, così è meglio. Tutto flippi. Dopo, ok. Respira, tira dritta, Giù, via. Mi metto un po' lo spiego così vi vedete. Bel lavoro di step incrociato, forza! Ok! Respira! Via! 1, 2, 3, 4. Fondamentale, le mani stanno sotto le spalle. Stop. Ok, allora cosa succede se allungo così? Mi faccio male alla spalla, quindi devo avere le mani sotto le spalle. 1, 2. È una posizione di forza quella, dai. One, stop. 150. Vado.
guarda anche un po' lo specchio, meno buco. Sì, sì, è una bella torsione, è una bella torsione. Brava Carla, respira. Siamo lontani, ancora due. Giù. Non buttiamo la testa giù, no, no. Stop. Mi raccomando. Dritti, in asse, col corpo. Via. Uno, due, tre. Stop. Oh. Sesta e ultima canzone, sesto e ultimo round. Allora, io faccio spazio qua sul mio box. Se non abbiamo un box, lavoriamo con una sedia. Ok? Abbiamo tutto il tempo, vi lascio tutto il tempo per preparare. Quindi, io ho un box di legno in questo caso, dove appoggerò il mio piede. Andiamo a fare il ponte monopodalico sul box, ok? Hip bridge, hip thrust, come volete. Allora, appoggio bene il tallone, ok? L'altra gamba la potete tenere o verticale o flessa, ok? Verticale è più pesante, flessa è più facile. E andiamo a fare su. Andiamo in ponte, è chiaro? Destro, appoggio bene il sinistro e su, su, su. Vi voglio vedere qua, ragazze. Qua, senza pietà, si spinge. Musica. Vittoria. Eh sì. Diciamo, dai, cavolo. Allora, andiamo. Su, vai. Qua si fa sentire bene il bicipite femorale. Due, uno. Ok, cambio. Ci provo sempre il monopodalico. Via, su, non è tardi per il sunshine. So, lo faccio con tutte le gambe perché sento troppa tensione sul bicipite femorale, per evitare lo faccio con tutte e due. Via. Vai. Su, su. Su con questo bacino, brava testa. Stop. Ah. Io continuo con tutte e due le gambe su. Voi continuate sempre il singolo. Via, via. Strizzare forte il gluteo. Sentite che bel lavoro. Il box deve essere alto quasi quanto la vostra gamba, eh?
via. Quanta sofferenza sui bicicli. Via. Sono corti, i bicicli sono corti. Ok. Via, dai 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 dai. Come potete vedere non mi arrendo, ma trovo soluzioni alternative. Forza, forza. Ok, 2. Via. Dai 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 dai, faccio gli ultimi, faccio gli ultimi. Ah. Adesso non so neanche più contare, andiamo bene, va bene così. Yeah yeah yeah, togliamo le scarpe. No no no, basta musica, grazie. Devo dire che i miei bicipiti femorali sono stati bruciati. Questo per tutte, ho fatto delle belle salite questo fine settimana. Le gambe ne risentano ancora un po'. Rilassiamoci. Quindi, visto che abbiamo lavorato lì, andiamo a farci prima di tutto una camminata in piedi. E andiamo a riprendere il movimento. Di tutto il corpo. Cercando di rullare, quindi tallone punta, tallone punta. Andiamo. E andiamo a fare lo stretching dinamico sulla parte posteriore del corpo, quindi schiena dritta, da qua scendo piano piano, e il primo è leggero, piano piano ascolto il corpo e riesco a scendere qualche millimetro più in basso, quindi inspiro e quando porto in avanti le braccia espiro, quando salgo insomma. Dentro, vedete, piano piano sto riuscendo a prendere la mobilità, scendo, top. Leggerissima divaricata. Da questa posizione mani sui fianchi, ok, sulle creste iliache, sentiamo il bacino e andiamo a fare una piccola circonduzione bloccando le ginocchia come se stessimo utilizzando un hula hoop, ok. Inverto, cambio, non stiamo mai troppo nello stretching dinamico, soprattutto post allenamento,
sullo stesso esercizio, non dobbiamo affaticare ma dobbiamo riprendere la mobilità. Perfetto, chiudo. Buttiamo un po' giù con la schiena dritta, le braccia verso il basso, la schiena è tesa, le braccia morte, su, giù, giù, sciogli, sciogli. Schiena dritta, riesco a inclinarmi maggiormente, vedete, io sono a 90 gradi, se ce la fate, e sento la tensione posteriore sull'arto inferiore, quindi piano piano salgo e lavoro. Con i piedi paralleli in questo caso, che okay, sulla una divaricata un po' maggiore rispetto a prima, lo cadiamo, equilibrio, e andiamo ad affondare prima da un lato, risalgo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, il piede deve ci rimanere a terra, non si stacca, vedete sono paralleli i piedi, lo faccio l'ultima volta, destra e sinistra, ringo piano piano e andiamo a fare quello che abbiamo fatto all'inizio, questo esercizio è ottimo. Sempre su e risblocchiamo bene l'anca, rallentiamo però un po' i ritmi, poi l'aria, inspiro, espiro portando su. Gli ultimi due. Come prima butto giù la schiena, ma adesso la curvo. Giù. Leggeri, sciogliere, sciogliere. Andiamo verso il basso. Aumentiamo la nostra cifosi toracica. Flettiamo il busto verso la coscia, sciogliere. Piano piano saliamo su. Inspiro. Grazie per aver partecipato alla lezione, spero vi siate divertiti anche oggi, abbiate faticato, sicuramente oggi ho faticato dal punto di vista delle frequenze cardiache, ci vediamo la prossima volta, ciao ciao!